Ha scelto la sua casa, il Flaminio, di nascita Basket Rimini, per festeggiare il Natale 2022 insieme a soci, sponsor e sostenitori. All'RBR Christmas Party, per gli appassionati di RBR, c'è stata anche la possibilità, durante la pericena, di porre domande ai propri beniamini. E non è mancata neanche la componente benefica, con una lotteria a sostegno di AROP. Raccolti attraverso l'acquisto dei biglietti, 1.440 euro. Chiusura con ben due torte. Fantastica idea, è un'atmosfera speciale e credo che per la squadra di basket cittadina che finalmente ha riportato la pallacanestro di Rimini in Serie A sia il luogo adatto per festeggiare, per fare gli auguri a tutti i propri tifosi, tantissimi, e l'amministrazione si unisce a questo augurio perché Rimini si merita una città all'altezza dello sport e di tutte le società che rappresentano a Rimini l'attività sportiva. Intanto Riviera Banca Basket Rimini ha vinto 4 delle ultime 5 partite giocate e domenica esame di maturità a Pistoia. È un esame bello impegnativo, andiamo in casa dei primi in classifica, miglior difesa del campionato, campo inviolato. È una partita stimolante, tra l'altro una partita per gli ex Landi e Johnson. Sono contento di quello che sta succedendo alla squadra dal punto di vista della crescita, della qualità del gioco. Abbiamo portato a casa, secondo me, queste partite e un pochino gettato la partita di Cividale, che sarebbe stato un ulteriore passo in avanti importante. Adesso andiamo non solo a Pistoia, ma se pensiamo alle nostre prossime 4 partite, incontriamo le 3 prime in classifica e lo scontro diretto con San Severo, perciò ci aspetta una 20 giorni ancora, 25 giorni molto molto intensa.